Benvenuti guardiani in questo nuovo video su Ratchet & Clank. Sono svegli da 5 minuti, ma siamo qui a proseguire questa fantastica storia di questo fantastico gioco. Rivenditore delle armi, dobbiamo prendere quello che ci manca. Ad esempio, ripristinare energia e munizioni. Abbiamo 4 di quelle robe strane. Il potenziamento, non ce ne frega, però dobbiamo farlo per forza. Abbiamo selezionato l'arma, serve il potenziamento del Raritanium, che ce ne abbiamo 10 adesso in questo momento. Selezioniamo la casella e quale vogliamo potenziare, che ora in questo momento. Che cazzo? Ah, tutto c'è potenza, perfetto. Per bloccare il potenziamento misterioso acquista tutti quelli adiacenti, ok. Ora proviamo con un'altra arma, ad esempio, o il combustore o la granata a fusione, direi il combustore. Proviamo con questo. Lo facciamo arrivare fino a qua perché dopo basta. Costo dalle 4, vabbè, questa è la spesa, è perfetto. Quindi abbiamo le armi potenziate in questo caso. Andiamo a provarla, ad esempio, vediamo questo. Vabbè, sti cazzi. Comunque, nel video precedente, che devo dire è andato abbastanza bene, mi aspettavo leggermente meglio, ma è andato comunque sì abbastanza bene. Qui non ho capito dove devo andare, forse di qua. Boh, vediamo intanto. Vi avevo detto di farmi delle domande, perché io utilizzerò quei momenti per questi momenti per rispondere magari anche a vostri dubbi, a vostre domande, a vostri quesiti. E devo dire che 3-4 di voi hanno fatto queste benedettissime domande a cui andrò a rispondere a mano mentre giocherò, quindi diciamo faccio un po' un tutt'uno in maniera che il video non diventi abbastanza noioso. Rispondo comunque sia alle vostre domande, io proseguo a giocare questa fantastica serie. La prima domanda ce la fa Federico, che ci chiede, che mi chiede: quando uscirà Destiny 2? Lo porterai? Per favore rispondimi, anche se si tratta di una domanda scema. Allora, riguardo Destiny 2, io personalmente non so bene ancora. Innanzitutto, quando uscirà? Perché dicono, se non sbaglio, parlano di fine 2017. Quindi, fine 2017 il tempo ancora c'è. Tanto mi sono dimenticato i tasti con cui si spara. Perfetto. Il tempo ancora c'è, ma credo che comunque sia lo porterò senz'altro, anche perché, cioè, è pur sempre il mio gioco preferito. Adesso non so quanto lo cambieranno. Hanno detto che sarà molto più divertente dell'uno, e queste comunque sia, non date mai retta a queste frasi a caldo quando manca ancora tanto, perché lo fanno per mettere abbastanza hype e per convincere tutti quanti che sarà il gioco migliore di questo che c'è stato adesso. Anche se fino ad ora il miglior Destiny è stato quello dell'anno 1, a mio parere, molto più sobrio, possiamo dire. Intanto ammazziamo questi. Il gioco fino adesso sembra abbastanza carino, no? Ricorda molto i vecchi momenti sulla Play 2. E mi hanno detto anche che dovrò fare una roba che non ho ben capito con quei mostriciattoli verdi che vi avevo fatto vedere nel primo episodio, ma che ritroveremo nel secondo, in altre missioni, magari nella terza, mi hanno detto, molto più grande. Tanto il coglione là c'è da ammazzarlo. Quindi comunque sia sì, porterò Destiny. Cosa è servito questo? Ah, porterò Destiny 2 sicuramente nel mio canale, anche perché, ripeto, è un gioco con cui ho preso il via con il mio canale e che proseguirò sicuramente. Intanto saliamo qua sopra. Spero vivamente che tratti la storia dei Cabal, perché è una storia che mi ha affascina molto e vorrei poter giocare. Hanno esaudito il mio primo desiderio, ovvero lo standard di ferro e un pezzo di storia sullo standard. Per quanto riguarda il resto, invece, preferisco i Cabal più che altro rispetto ad altre entità minacciose, anche se secondo me quasi sicuramente porteranno altri nuovi nemici, altre nuove razze e magari altre nuove classi, perché quello che sto aspettando io, che dico è da tempo anche ai miei amici, in questo gioco, secondo me, come è successo per World of Warcraft quando hanno fatto il boom con Lich King, a mio parere manca una quarta classe misteriosa, un qualcosa che ci possa magari far ampliare le nostre capacità su Destiny, ovvero con delle sottoclassi magari modernizzate, potremmo dire così, ma non troppo perché sennò dopo si rovina, come è stato successo per quanto visto su COD. Che io COD non l'ho mai giocato, non mi è mai piaciuto, però devo dire che i vecchi COD erano molto più realistici rispetto a questi più nuovi, che fanno abbastanza cagare, sono cloni di altri titoli, di miscugli di altri giochi. Come avevo detto, skippo tutti i video qua, se no non finisce più, magari me li rivedrò con calma più in là. Un'altra cosa che non c'entra niente è che io devo utilizzare il mio biglietto gratis del compleanno, quello di UC Cinema, e non so bene su cosa andarla a vedere, perché Doctor Strange, ripeto, alcuni me lo consigliano, altri no.
Anche se io ho questa voglia di andarla a vedere, molto probabilmente lo andrò a vedere da solo perché la gente non mi viene a vedere Doctor Strange. Sì, ho, diciamo, parenti, amici, fidanzata che non amano questo genere di video, come appunto la saga Harry Potter o tutte queste altre cose fantascientifiche e fantasmagoriche come Il Signore degli Anelli, Star Wars. Ogni volta che escono questi nuovi film, o me li vado a vedere da solo, devo pagare qualcuno per venire a vedere con me. Vabbè, qui ha detto che gli serve il mio aiuto, ma non ha ben capito dove dobbiamo andare. Forse è qui e ci porta di sotto. Perfetto, intanto ammazzo quelli. Comunque, più o meno, mi avete risposto tutti abbastanza positivamente nel primo episodio, devo dire. Perché, comunque, sia con la durata pare che vi sia piaciuto, ovvero 10-12 minuti. Il contenuto pare che vi sia interessato. Ed è una roba abbastanza positiva per me. Perché, ripeto, il canale cerco di non focalizzarlo troppo su Destiny. Vorrei, comunque, sia portare giochi che a me piacciono. E questo è un gioco che a me piace molto. Anche perché, appunto, lo vorrei completare con voi. Ma, come ho già detto anche in altre occasioni, sarebbe stato molto più bello finirlo. Aspetta che ho finito i cosi qua, ecco. Sarebbe stato molto più bello finirlo in live, perché comunque sia giochi, parli con voi che state nei vari commenti e sarebbe stato forse molto più veloce, anche perché in 2-3 video di live, che non so quante ore l'avrei, in quante ore l'avrei portato, l'avrei sicuramente finito. Mentre qui lo gioco, devo stare attento anche a parlare, che è una roba che io odio mentre gioco, e rispondere alle vostre domande, quindi è tutto un po' un tutt'uno, cerco di farlo. Ho preso qualche proiettile. A parte che voglio usare questa adesso. Comunque, ora credo che passeremo all'altra domanda, che se non sbaglio era molto interessante e ci possa aprire anche un mondo di discorsi dietro. Comunque, aspettate che stavo cercando l'altra domanda, altrimenti sono cazzi e io qui intanto ho finito i colpi, quindi devo passare al io questo qua lo chiamo il blaster, facciamo prima a fare così. E andiamo a vedere la prossima domanda. Eccola qua. Intanto c'è l'hashtag AskMorty che vi ricordo, potete farmi altre domande commentando sotto questo maledettissimo video, in maniera che io nel prossimo episodio saprò bene di cosa parlare. Questi mi hanno rotto leggermente la minchia. Utilizziamo i mezzi dei pesanti. Ah, ma quanto sei idiota che sparavo contro il muro! Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ho finito tutto, ho finito tutto, ho finito tutto. Mi ammazzano, mi ammazzano, mi ammazzano. Mi ammazzano, mi ammazzano. Non c'è una vita qua, non c'è un cazzo su sto posto di merda. Siamo saliti il livello 2, colpisci i nemici per incrementare il livello dell'arma, avanzando il livello, sbloccheranno i potenziamenti a Raritanium. E ci hanno dato altri 7 cosi per potenziarla. Dopo lo faremo. Oh, questi abbiamo fatti fuori tutti. Andiamo a prendere i colpi se ci sono da prendere. E così ricarichiamo tutte le armi. Intanto andiamo a leggere la prossima domanda che ce la fa Antonio e ci chiede: vabbè, Ask Morty, intanto fammi se sto morendo, no? Qual è stata la tua prima console? La mia, allora fammi pensare un attimo perché sennò dico cazzate. Oh, qui sto per morire. La mia primissima console, se non sbaglio, è stata la PlayStation 1. La PlayStation 1 che me la regalò mio zio. Infatti, nato tutto da lì. E me la regalò mio zio. Era la PlayStation modificata con tutti i vari giochi scaricati. Quindi avevo la PlayStation e tipo un pacco di giochi per poterci giocare. Non mi ricordo se era modificata la 1 o no. Però mi ricordo che c'avevo un bel pacco di giochi per poter giocare. Tra cui c'erano veramente tanti titoli. Ora non me li ricordo tutti i nomi. Però davvero erano tantissimi. Io mi ero innamorato subito di questa. Questa PlayStation. Fatto sta che la Play ce l'ho ancora da qualche parte, è vecchia, era vecchia, e mi si dopo non mi ricordo per quale motivo mi si era rotto, non so se sapete bene come era fatta la PlayStation 1. Quando aprivi la parte in plastica dove mettevi il CD dentro, la parte al centro del CD, che era quella roba circolare dove tu ci incrastavi il disco, era formato da tre palline, mi pare. Era un cerchio nero con tre palline. Che era, non so, serviva forse per far stare meglio il disco. Non so, era utile veramente come roba interna. Fatto sta che quelle palline, già quando me l'aveva data, ne aveva solamente una o due, mi pare. E io non mi ricordo come e perché le palline scomparirono tutte quante. E da quel momento a me mi si ruppe la PlayStation 1 e andai in panico totale. Intanto, nuova carta disponibile, poi le vedremo tutte. E quindi cosa ho fatto? Mi ricordo che ero triste assai perché io giocavo spesso comunque sia alla Play. E fatto sta che era però il periodo natalizio e quindi chiesi a Babbo Natale la nuova PlayStation 2. E il mio caro papà mi regalò la PlayStation 2 con il pacchetto, diciamo, quella versione, come si chiama? Speciale, con Jack and Dexter, Jack 2 in pratica. E poi non era Jack and Dexter, ma era Jack 2. Gioco bellissimo che ho ancora, che ho finito, strafinito e strifinito. E è stato un gioco davvero fantastico, un gioco che avevo finito tantissimo, l'avevo prestato pure a mia zia. Mia zia, ai
ai tempi penso avrà avuto forse 60 anni, però c'aveva la PlayStation 2 pure lei. E mi ricordo che io quando finivo, io gli facevo tipo da cavia. Finivo un gioco, se era bello glielo prestavo e se lo finiva pure lei. Tante volte tipo lei mi diceva: "Oh, quando finisci un gioco dimmelo che me lo dai e ci gioco pure io". E fatto sta, mia zia si è finita giochi come i Fantastici 4, mi ricordo. Che ad esempio tanti giochi non riuscivo ad andare avanti, li prestavo a mia zia li finiva e dopo era lei a spiegarmi bene dove andare, cosa dovevo fare. Quindi pensate quanto ero nabbo fin da quando ero piccolo. E mio fratello ai tempi però non giocava molto con la PlayStation. Mio fratello guardava tanti tanti cartoni, mi ricordo. Stava sempre su Cartoon Network e ste puttanate qua. Ah, così si apre la mappa. Comunque sia, si zooma, vabbè, con questo. Più di così mi pare non si può zoomare. E devo arrivare, forse qua. Trova qualcuno che ripari la donava. Devo arrivare lassù, quindi devo fare tutto il giro da questa Prima dobbiamo parte. parlare. Sbaglio? Dall'altra parte. Comunque, con la PlayStation 2 mi ricordo, mi sono divertito un sacco. Innanzitutto, dopo un po', siccome in effetti devo dire, perché molti dicono quando avevi la Play 2 c'avevi un pacco di giochi comprati, adesso no, perché ovviamente costano di più. Ma io, sinceramente, sapete che mi ricordo che nella Play 2 i giochi costavano tanto anche lì? Cioè, io mi ricordo che costavano davvero tanto. E a tal punto che, infatti, alla fine un mio amico di mia madre craccò le varie PlayStation e gli diede anche la mia e modificò anche la mia, insomma. E mi ricordo che con la Play modificata mi aveva anche scaricato un pacco di giochi, che a quei tempi il lavoretto, che come magari al giorno d'oggi può essere stampare in 3D o riparare i vari computer, ai tempi era craccare le Play, scaricare i giochi e metterli su CD. Io mi ricordo se faceva pagare qualcosa come 5 euro a gioco, perché ovviamente tu, persona comune mortale che non sa usare internet, pensavi: "Cazzo, un gioco che costa 40, 50, 60 euro, io lo pago 5 euro scaricato", e quindi tu ti a comprassi i giochi. E non era manco mai stata, a me pare, sgamata come cosa. Cioè, intanto entriamo nella nave. Trofeo guadagnato, il soccorritore. Dobbiamo andare, credo, su Kerwan, dove bisogna consegnare l'Infobot e ai Ranger Galattici. Andiamo a fare anche questa. Tanto non mi pare che sia passato tantissimo tempo. La più brutta, ragazzi, se vedete che nel video conclude mentre io sto parlando, ci sarà sicuramente una parte 2 che caricherò o direttamente stasera o nei prossimi giorni. Ma avete chiesto di portare almeno minimo 2-3 puntate a settimana. Quindi evidentemente vi sta piacendo realmente questa serie. Non posso skippare il video in questo caso, non ho capito il perché. Do guardarselo per forza. Oh mio Dio, no, io queste missioni così le odio. C'era pure su Halo una roba del genere. Devo attaccare questa navetta, che devo fare? Sì, le odio proprio perché vado in tilt. Cioè, mettono i comandi a porco quando devi navigare ste merde qui. Non posso speccare qualsiasi nave io. Ah, ce ne sono altre due, ha detto. Una sta sotto qua da me, laggiù. No, troppo, 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 troppo. Accelleri troppo, accelleri troppo. Madonna mia, dov'è, 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 dov'è? Dove cazzo è? Vado a sbatte, signore mio, vado a sbatte. Ok, manca una, andiamo a prendere l'ultima. Andiamo a prendere anche l'ultima maledetta stronza che sta qua. Distruggi il mezzo blindato e... Dove? Lancia guerra bot L2, tieni premuto. Ma questi mi attaccano. Dove li devo portare adesso? Qual è la nave da guerra là? Ah, figo, andiamo a prendere altri, andiamo a prendere altri. Con L2, perché magari qua mi sbaglio, porca troia, che premo i tasti che non devo premere. E via. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Via. Non ho visto manco la scena che esplode tutto, ma manco sarà esploso niente, però. Vabbè, vi siete persi la scena dove è esplosa tutta la nave. Siamo ritornati sul punto di partenza. Comunque, io direi di far finire qua questa prima parte. Così proseguo intanto a giocare. Registro anche la terza parte, che vi caricherò il prima possibile. E ovviamente lasciate un pollicione alzato, ragazzi. Mi raccomando, raggiungiamo almeno i 50 mi piace, per favore. E un parere qua sotto, magari con qualche domandina con l'hashtag AskMorty. Così vi risponderò nei prossimi episodi. Iscriviti al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi saluto, qua è Morty, bella per tutti, buona caccia, guardiani!